Io anche ieri ho sentito questo discorso in streaming che ha fatto Grillo, il quale sempre parla delle grandi idee, che ci sono delle grandissime idee. La sinistra ne ha qualcuna, la destra nessuna, noi ne abbiamo. Io avessi mai sentito dire una sola di queste grandi idee, perché il suo discorso consiste solo nel dichiarare che esistono, come nell'iperuranio di Platone, no? Da qualche parte qualcuno ha nascosto delle grandi idee. L'unica che ha detto ieri è stata quella del reddito non di cittadinanza, ma Universale, universale. sì. E questo reddito universale dovrebbe essere non più ricattato dal lavoro. E qui siamo in teologia. Perché sei vivo? Il Appunto, reddito universale perché sei questo vivo? è teologico, è magnifico, è qualcosa che va a trascendere l'economia, trascende la politica. Non ha mai spiegato in che modo queste cose bellissime si possono fare, ma di questo di fatto si discute, cosa che io trovo intrinsecamente ridicola. Io trovo necessario, per carità, è il nostro lavoro, ma io trovo anche umiliante che noi ci troviamo qui a dibatterne, perché quello che noi sappiamo è che questo governo si regge su una serie di ricatti incrociati. Gli uomini del PD lo dicono continuamente: siamo costretti a dire a votare sì a questo referendum perché abbiamo sottoscritto una cambiale che ci ha imposto il Movimento 5 Stelle, se no non ci stavano. Ma noi in realtà è lì mugugni, facce, eccetera, eccetera. Questo è un segnale pessimo dal punto di vista politico. Mi permetto di dire subito che non è vero che queste elezioni riguardano soltanto le regioni, ma riguardano anche il referendum, perché anche se vincesse il sì, ma non in quella maniera straclamorosa che si aspettavano, e il no avesse una forte affermazione, ci sarebbe un segnale diretto dal paese a questo governo. E vedo che anche la Meloni, anche fra l'altro c'è stato Giorgetti nella Lega che Sì, rompendo, ma non quindi solo Giorgetti, anche c'è altri esponenti della tantissimi, Lega si sono tanti, espressi quindi per il no. lì c'è Federica una poco fa. crisi verticale, Federica poco fa. diciamo così, ideale, e questo il Paese la vede. Quindi io spero che. Geremica, ma poi.